Ah, buongiorno, buongiorno piccolo Mikey. Sei rimasto solo tu nel letto ancora, siamo tutti svegli. E hai rotto le scatole già alle 6. Adesso è il momento che ti alzi anche tu. Mi sa che non ce ne hai nessuna intenzione, Stamattina colazione dei campioni con le brioche, quelle che abbiamo fatto anche nel video. Baso si è già iniziato ad avere il suo cappuccino e qui ci sono ancora due brioche alla marmellata di quelle che non vuole Baso. È fortunatissimo perché ne ha mangiato un casino e ancora non le ha beccate, quindi penso saranno mie. E qui c'è il mio centrifugato solito, ne è avanzato anche un po', ma adesso ne bevo un attimo e poi lo rabbucco. E anche oggi si prospetta una bellissima giornata di sole. Non vedo l'ora di uscire. Prima di uscire e di mettermeli, volevo farvi vedere il regalo di Baso che mi ha fatto ieri per San Valentino. Vi avevo già messo la foto su Stories, però secondo me non rendevano più di tanto, così li vedete meglio, speriamo perlomeno. Praticamente mi ha regalato questi orecchini di Dodo che sono a forma di quadrifoglio, quindi sono proprio della collezione di Dodo che porta fortuna. E adesso li metto subito, forse si vedranno meglio quando li indosso Sì, piuttosto forse che sì. così. Però vabbè, era per farvi vedere che c'era anche tutta la confezione bellissima. Buongiorno, stamattina sono super di fretta, sono in ritardissimo. Tra l'altro sto uscendo di casa con un mega sacchettone che non c'entra niente con il contenuto che ha. Cioè è un sacchetto di Saccomania, che è quel negozio che c'è ad Aosta. Il freddo fa sempre incastrare il cancello, ma va bene. Sto uscendo da questa parte perché ieri sera praticamente c'erano degli ospiti dai miei vicini di casa e quindi non riuscivo a posare la macchina, cioè non riuscivo a parcheggiare la macchina qui davanti al garage, quindi ho dovuto metterla in una posizione un po' insolita ed è ghiacciatissima adesso che vedo. Sa che mi toccherà aspettare 10-15 minuti prima che si sghiaccino soprattutto i vetri, che sono qualcosa di terribile. No, mi sbagliavo, dovrò aspettare molto più di 10 minuti visto lo spessore del ghiaccio. Intanto iniziamo ad accenderla. Intanto aspettiamo che si scaldi e speriamo non impieghi una vita, perché praticamente avevo un appuntamento un quarto d'ora fa, quindi dovevo essere ad Aosta un quarto d'ora fa. Infatti l'amica mi ha già scritto come mai non sei arrivata. Aspettate che le rispondo, sto partendo adesso, anche se non è assolutamente probabile questa cosa perché manca ancora un attimino prima che la macchina si sgeli. Deve scaldarsi più che altro, facciamole un broom. Io li chiamo broom. Comunque stamattina sembro un po' stralunata, ma è solo perché lo sapete che quando io sono in ritardo mi agito e ho paura di non fare in tempo a fare tutto. Adesso metto anche i guantini. E vi dicevo che appunto il sacchetto che ho qui è solo un sacchetto che ho trovato a caso perché era bello grande, ma dentro non c'è niente di Tacomania. C'è la mia giacca, quella della Kiwei, che uso in autunno e che userò adesso in primavera, perché praticamente la mia amica l'ha trovata su internet e di solito noi ci passiamo una taglia e mezza, e quindi mi ha detto se me la porti la provo così prima di ordinarla, visto che è Amazon, evito di far casini, sennò poi devo fare il reso e tutto. Così insomma, visto che stamattina ci dovevamo vedere, faremo anche un bel giretto tranquillo in via da sole, non vedo l'ora. Sono un sacco di giorni che non ci vediamo. Comunque, visto che appunto ci dovevamo vedere, mi sono ricordata e le ho portato la giacca anche un po' per farmi perdonare del ritardo assurdo in cui arriverò. È passato un quarto d'ora e ce l'abbiamo fatta. Questi sono i finestrini laterali, ma qua davanti mi sembra perfetto. Quindi possiamo finalmente andare. Stamattina comunque ci siamo invertiti i ruoli perché io sono al cazzeggio puro, proprio puro, 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 anche perché ieri e l'altro ieri ho lavorato e mi sono fermata anche un po' più del previsto. Invece oggi e domani appunto sono i giorni in cui non lavoro, poi sapete, torno venerdì e domani in realtà sarò a Milano tutto il giorno per fare le riprese del nuovo, anzi dei due nuovi episodi della web series di Lidl, di cui è uscita anche la puntata, mi sa, di San Valentino. Cioè no, è uscita la puntata, ma mi sa, stavo pensando che non ve l'ho ancora detto in nessun video, quindi ve l'avevo forse scritto su Facebook, probabilmente sì, l'ho ricondivisa su Facebook, ma vi lascio anche il link qui sotto, che secondo me in quella puntata ero già un pochettino più sciolta e ero riuscita un attimo, perché era forse la quarta
o la terza che registravamo. Comunque ne avevo già registrate un po' e quindi ero un attimo più tranquilla e più sciolta nel modo di muovermi, diciamo. Poi però, per carità, guardatela voi e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io a volte mi gaso inutilmente. E stavo dicendo, ma continua a perdermi via, che praticamente stamattina Baso è in giro per delle cose di lavoro, mentre io appunto sto un po' in giro al cazzeggio. Ne approfitto che non c'è, così facciamo un paio di giretti, e voglio anche prendergli un pensiero anch'io per San Valentino, perché ieri sera gli ho preparato la cena e la torta, solo che c'era anche una cosa che volevo regalargli, però purtroppo tra gli orari dell'ufficio e un paio di altre commissioni che dovevo fare con i miei non sono mai riuscita in questi giorni ad andare a prendergli il regalo. Lo so, stupisce anche me, perché è la prima volta che succede in un anno e mezzo che ci sia una ricorrenza e io non me ne ricordo, cioè non me ne ricordi, comunque non riesca a prendermi per tempo, perché so benissimo cosa voglio regalargli, anzi posso già dirvelo, tanto comunque ora che editerò il video lui l'avrà già visto il regalo. In pratica gli si sono rotte le cuffie, quelle che usa per guardare la televisione, che gli avevo regalato a Natale, non di quest'anno, dell'anno prima, e quindi volevo regalargli di nuovo quelle, perché ho visto che comunque gli piace proprio, cioè lui, essendo una persona che adora tantissimo guardare i film e comunque guardare la TV, l'audio è importantissimo, e adesso che gli si sono rotte vedo che è un po' comunque dispiaciuto, solo che si vede che non vuole andarle a ricomprare, anche perché era un mio regalo e quindi continua a tenerle lì. Perciò mi sembra un bel regalo di San Valentino, a parte vabbè la cena e le cose di ieri, però secondo me apprezzerà anche le cuffie, ma quelle ci pensiamo tra un pochino, perché in via non ci sono posti dove posso prenderle, le prendo poi al ritorno e mi fermo magari all'Euronics o all'Unieuro, vediamo. Visto che è presto, ho trovato anche posto facilmente, quindi è andata benissimo, e adesso raggiungo la mia amica che mi sta aspettando al bar, perché stamattina fa veramente freddissimo. Meno male che dicevano che ci sarebbe stato un aumento delle temperature da mercoledì. Sicuramente aumenteranno, ma secondo me si tratta del tipo da mezzogiorno alle 4, quindi del momento del pomeriggio. Adesso vi assicuro che non sono aumentate per niente, anzi fa più freddo del solito, nonostante ci sia anche un bel sole. Eccoci qua, tornati alla macchina. Ho passato veramente una mattinata super super bella e ho fatto anche due cosine di shopping. Ve le faccio vedere subito, perché non vedevo l'ora di riaccendere la videocamera. Alla fine faceva freddo appena siamo arrivate e poi la temperatura è migliorata tantissimo. Adesso ci sono 9 gradi, quindi qua è già una gran conquista. Comunque siamo state al negozio della Yankee Candle e alla fine mi sono decisa a prendere anch'io questo bruciatart, che è un bruciatart elettrico, si chiama diffusore, una cosa del genere, dove praticamente si mettono, adesso le cerco, eccole qua, si mettono queste jar, ma non sono delle jar, comunque si mettono praticamente queste cosine in plastica, si toglie il tappo, si appoggia sopra e il diffusore continua a fare a far profumare l'ambiente. L'ho presa appunto Summer Scoop, ho preso questa qui Aloe Water e ho trovato anche la mia preferita, che è Pink Sand, ormai questo lo sapete. Non c'era Soft Blanket, che è quello che ha sempre attaccato la mia amica, lei perennemente usa Soft Blanket, solo che era finito, ha detto che arriverà a marzo. E poi avevo preso, eccola qua, anche questa qui, quindi la Yankee da mettere direttamente nella macchina, quindi nel bocchettone dell'aria, e questa qui sarà per la nuova macchina che dovrebbe arrivare. E poi ho preso anche un mini regalo a Baso, vediamo se riesco a farvi vedere senza romperlo, ok? Perché in realtà tra poco avrà un esame, e quindi un po' per scaramanzia gli ho preso un nuovo quaderno, perché ho visto che il suo l'aveva finito, vabbè, tutto a righe, e anche un sacco di evidenziatori, di questi qui che sono gli evidenziatori mini della Stabile, erano troppo belli, mi sa che non apprezzerà tantissimo quello fucsia, ma gli altri dovrebbero piacergli, e non ha saputo resistere anche a questo qui azzurro, che di nuovo non è proprio il suo colore per eccellenza, però secondo me gli piacerà, dai. Sì, alla fine è più che altro un pensiero, nel senso che appunto è solo una cosa di buon auspicio, una sorta di portafortuna che volevo regalargli per
per l'esame o comunque per tutta la parte in cui dovrà studiare per l'esame. E adesso ci dirigiamo a prendergli il regalo vero e proprio direttamente all'Euronics o all'Unieuro, no, ma mi sa che mi fermo all'Euronics che mi è più di strada e spero infatti lì di trovare le cuffie della Sony. Non voglio più prendere quelle che gli avevo preso l'anno scorso perché è vero che funzionavano eccetera, però comunque secondo me sono durate troppo poco rispetto a quello che costano. Quel tipo di cuffie in generale non è particolarmente economico, però sono davvero molto comode. L'unica cosa è che se si rompono così dopo poco tempo non va per niente bene. Proviamo a cambiare marca. Io quelle cose Sony mi sono sempre trovata bene e incrociamo le dita di trovarle più che altro. E voilà, cuffie trovate. Ovviamente quando vedrà il pacchetto secondo me se lo immaginerà, però questa volta vorrei farvi notare che sono stata migliore del solito a impacchettarlo. Perlomeno secondo me è venuto già meglio, non c'erano fiocchi e c'era solo ovviamente la carta dell'Euronics, quindi lo scoprirà, però almeno l'ho trovato. Vi giuro, cioè ve lo dico tutte le volte quando prendo un regalo a Baso, ma in generale quando prendo i regali a chiunque, non vedo l'ora che lo apra perché sono troppo curiosa di sapere. A parte che secondo me vedendo la confezione se lo aspetterà, però ho cambiato proprio cuffie, queste qui dovrebbero anche limitare le interferenze con altri dispositivi perché quelle che usava prima avevano questo problema, se si accendeva il computer o cose del genere a volte facevano delle interferenze strane, e queste qui dovrebbero anche evitare problemi con il resto della tecnologia in giro per la casa. Speriamo in bene che gli piacciono, perché è una cosa che forse non vi ho mai raccontato, però io ho sempre un po' di timore, mi fa sempre strano fare i regali di San Valentino per via di un'esperienza che sì, non credo di avervela mai raccontata perché risale a tantissimi anni fa. Avevo tipo 16, forse 17, 18 anni, comunque era il mio primo fidanzatino e me lo ricorderò tutta la vita, credo, perché a San Valentino ero andata a prendergli un cappellino, secondo me bellissimo, era della Dutch se non sbaglio, sapete quelle marche che si usavano fine anni 90, anni 2000, insomma, la Dutch, quella scritto D-A-T-C-H, non so chi se la ricorda, e secondo me sto cappellino era qualcosa di bellissimo. E lui aveva aperto il regalo, aveva fatto una faccia che non mi dimenticherò mai e aveva detto: questo regalo fa schifo, ma in un modo, ma brutto proprio. E c'ero rimasta malissimo perché mi ero sbattuto un sacco per pensare un regalo, e alla fine effettivamente la persona che l'aveva ricevuto non usava cappellini normali, insomma le cuffie diciamo, usava sempre i cappellini con la visiera, quindi diciamo che forse aveva pensato che non ero stata attenta ai suoi gusti, ecco. In realtà invece a me sembrava di aver fatto una bellissima cosa e non lo so, che fosse un regalo molto carino, ovviamente era un pensiero per San Valentino, però da lì devo dire che tutti i San Valentino che ci sono stati, sia quando ero single sia quando non lo ero, questa scena, questa cosa mi è sempre tornata in mente, e ogni volta che magari sto andando a comprare un regalo per questa occasione mi torna alla mente questo episodio, che poi è una banalità nel senso che è una cosa di tantissimo tempo fa, però c'ero rimasta veramente male per il modo e anche proprio perché io mi ero impegnata tantissimo per fargli questo regalo, e sentirmi dire così, vedere la faccia schifata, sentire quelle parole mi aveva proprio delusa tantissimo. Poi ovviamente ero più piccola. Adesso per esempio, se per caso capitasse che un regalo che ho fatto a Baso non gli piace, a parte che lui ha dei modi diversi probabilmente dirlo, però in generale non ci rimarrei male perché può capitare di sbagliare, e io sono fatta così, preferisco, è vero che a cavaldonato non si guarda in bocca, però preferisco sempre che mi venga detto piuttosto che vedere magari che una cosa che ho regalato poi viene lasciata lì. Non lo so, a me non piace, cioè mi piace proprio pensare bene ai regali e fare regali utili, quindi tengo sempre gli scontrini, in qualunque caso chiedo sempre in negozio che si possa cambiare, quali sono i termini per cambiarlo, ma insomma non credo sarà la situazione delle mie cuffie, spero. Ecco qui lo spacchettamento in corso con Moiki, che invece stanno usando i sacchetti. Moiki, non sono per te. Qui ci sono gli evidenziatorini. Qua c'è Baso pronto a spacchettare. Chiamatemi il telefono a casa. Vediamo se ti piacciono, sì. Baso, vediamo. Chi ha fatto il pacchetto? L'ho fatto io, Baso. È venuto bene. Rispetto al solito, stavo proprio dicendo quello. Rispetto a quelli che faccio io, poi. Beh, quelli che fai tu sono qualcosa di incredibile. Bellissimi, lo so. Sono terribili, ragazzi. Ha rotto tutto. Ci siamo? Avevi immaginato cos'è, vero?
come l'hai vista. Purtroppo lì hanno solo carta con scritto Euroni. Estrazione. Si rompe tutta, vero? È per quello che è un casino fare i pacchetti quando si è lì. Si apre veramente? Non si apre, dici che l'ho incollato troppo. È un bel pacchetto sicuramente. È un pacchetto anti-rottura. E ci ho messo anche poco rispetto al solito. Datemi il mio regalo. Eccolo qui. Ah, perché l'avevi attaccata a questo. Si era un po' spaccatino qua, eh. Ah sì? Le cuffie. Le cuffie della Sony. Wireless. È figa. Queste guarda. Qui dovrebbero essere per evitare le interferenze con il televisore, come dicevamo. Adesso le prendo subito. Come dicevamo con loro, perché tu. Sì, io non dicevo nulla. No, tu non c'eri. Io le ho dette. Vediamo come sono dentro. Mi sembrano simili alle altre, però forse hanno già le batterie integrate, non ho ben capito, vedi? Queste sono già le piline sono da le mettere piline. Nella cuffia. Eh no, queste sono pile ricaricabili, come la telecamera, sai? Ah sì? Quindi non servono neanche le pile? Adesso te lo dico. No, non lo so neanche io. Questo deve essere il stile modem. Sì, quello che prende, e dove puoi anche appoggiarle, eh? È fatto apposta, sì, vedi? Sì, apposta per così non le lasci, non le lasci più in giro almeno, è bellissimo. Bello, grazie. Adesso le proviamo, cosa dici? Dopo mangiato? Sì, guardo solo lo stile qua. Ah, ok, ma mi sembrano carine. Ma sono fighe, sono carine. Vaso e l'apertura, non rompere tutto che metti che non funzionassero, dobbiamo riportarlo, eh? No, non rompo nulla. Ok, guarda che belle. Ma Moiki, ma cosa fai qui? Tutta questa carta ci piace tanto. La pepinella. Provatele. Jerry? Sì. No, ti stanno bene, sono belle. Posso andarci in giro? Sì, sono bellissime. La domanda da un milione, no. Ma Vaso. Non lo so, dimmi qual è. La capitale della Georgia, non Vaso. Lo so. Vaso. Non lo so, Gianni. Chiedo aiuto del pubblico. Pubblico, aiutatemi in questo momento. Ditemi qual è la capitale della Georgia. Sempre che la Georgia sia. Una capitale, no, che abbia una capitale, uno stato. Sì, la Georgia è uno stato americano, no? Non do indizi, va bene. Aspetta che tolgo la carta, sento sennò le voci, ma Vaso. Torri. Ma allora. Di Fede, se mi sta parlando. Ancora questa cosa, ma smettila di prendermi in giro, è dall'altro giorno. Mettiamo in carica allora. Sì, proviamo. Si metteranno. Ci sarà qui il caricabatteria, in teoria? In teoria, boh. Adesso guardiamo le istruzioni, va? Qui c'è un cavetto. Prima però possiamo installare il mio bruciatart della Yankee. Sì? Il cosino che ho comprato della Yankee. Ah, perché si attacca qualcosa? Sì, è non quello. È no, è quello elettronico ho preso. Ma che brucia per 9, 6 o 9 o 12 ore. Che culo! Dai, me lo mettiamo dove? Lo mettiamo in cantina. Vaso. E andiamo anche con questo a piazzarlo, che volevo farvi vedere perché è una cosa carinissima. Anche Moiki ovviamente interessato. Praticamente si attacca alla corrente, quindi dobbiamo trovargli una posizione abbastanza però è bello, eh? Ma cos'è, una ciotola? E praticamente questa gliela metti qua e gli togli semplicemente il coperchio per l'acqua della pasta, ma no, è un bruciatart alternativo. Un bruciatartaro? Sì, poi mi diceva in negozio che se ti finisce questa qui puoi metterci direttamente le, come si chiamano, non le jar, le pennette. Che abbiamo anche noi, non mi viene più il nome, comunque puoi metterli anche quelle più piccole, le metti qua dentro e continua a bruciarle. Le pennette al sugo ci metti. Qual è che vuoi che usiamo? Pink Sands, cioè Summer Scoop, che sarebbe il gelato ai frutti di bosco, oppure Aloe Water. Aloe. Questa? Sì. Sei sicuro che non vuoi annusare prima Pink Sand? No, Ale. Fammi annusare Ale, lì, cos'è Aloe? Ok, te lo faccio annusare. No, devi aprirlo, Baso, per annusarli. Si sente già. E com'è? Non ti convince. Aspetta. Come mai è così gonfia la confezione di questo qui? Ok. Sì, è fortina questa. Prova Pink Sand, che è la mia preferita. Baso. Si chiude. Purtroppo non abbiamo trovato soft blanket, vabbè. Pink, cos'è questa? Pink sand, sì. Sì, è un po' più suave. Ti piace qua. Più questa? Assaggio l'ultima, visto che ci siamo. Annuso, che assaggio. Assaggiamo. A me piace assaggiare. Summer Scoop è più dolce, non so se ti piace. A me piace, è quella che abbiamo grande. Questa è... Dolciosa. È dolciosa.
Cosa dici? Beh, andiamo a andare via a Pink Sense. Dai, lo sapevo, mettiamolo subito. Alla fine abbiamo deciso di metterlo qui sul mobiletto, quello che sta di fianco al divano, e per ora gli ho messo praticamente il programma che dura per 6 ore, quindi qui si può scegliere se farlo profumare per 3, per 6 oppure per 9 ore, però la mia amica mi ha detto che già le 6 ore è abbastanza e che poi tiene tutto il tempo, quindi è molto forte il profumo. Bene, con questo buonissimo profumo di Pink Sand, che ancora non riesco a descrivere in modo efficace e dettagliato, andiamo a preparare il pranzo di oggi, ragazzi, e sarà tanta roba perché voglio sperimentare oggi. Partiamo! E poi sono 3 mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto. Non ti abbandonare, non ti lascia andare, devi solo realizzare che l'amore intenso brucia presto. Non c'è nessuno che uccide come i miei, tutto il divano e dopo cena Sky. Ma non ti abbandonare, non ti lascia andare, devi solo maturare, ma fallo per favore senza me. Meno male che ho comprato quel bruciatore della Yankee, perché Baso ha fatto un branzino molto buono, però vi assicuro che l'odore che c'era in salotto non era niente di buono. Adesso comunque appena sale anche lui, ci sei Baso? Così proviamo le cuffie e poi dobbiamo uscire di nuovo, quindi volevo solo provarle prima di uscire, in modo che incrociando le dita che non sia così, però se mai dovesse esserci, visto che è qualcosa di tecnologico, qualcosa che non va, almeno abbiamo tempo, già che siamo in giro, di andarlo a cambiare. E stranamente ci siamo e funzionano. Sì, devo solo prenderci la mano. Sono più comode delle altre perché sembrano più belle, più resistenti, tipo. Sì, sì, sono più belline. Per fortuna funzionano così. Beh, adesso deve prenderci la mano, ma non puoi stare lì attaccato. Baso, dobbiamo andare assolutamente. Altro pomeriggio super di corsa, col fatto che in questi giorni ho lavorato sempre un sacco, non siamo riusciti a combinare nulla, e la cosa positiva è che è quasi tutto a posto per la macchina, solo che in pratica quando si dà dentro la propria macchina, quindi com'è che non si rottama in realtà, non è rottamazione, l'usato viene, sì, ritirano la mia macchina, ecco, e ci vogliono tutti i documenti. L'altro giorno controllavo, sapete, nelle varie cartelline, sapete che io sono fissato tutte le cartelline, comunque controllavo in quella dei bolli e mi sembra che ne manchino addirittura 2. Quindi stiamo andando adesso, cosa fondamentale che volevo già fare in settimana, e sto vivendo con l'ansia per sti bolli, perché non sapere se li ho pagati o no sul sito non riesco a capire. Quindi stiamo andando direttamente all'ACI a chiedere, così. Sì, salute. Dai, così risolveremo finalmente questa angoscia di Chiara col bollo, perché comunque devo consegnarli tutti quelli che ho io dal 2010, che è l'anno in cui è stata presa la macchina, fino ad oggi. Quindi in teoria anche quello del 2017, nonostante non l'atterrò io. Sì. Questa cosa qui va poi chiesta, così come dobbiamo chiedere per l'assicurazione, perché non verrà spostata sull'altra. Sicuramente non viene spostata. Perché è diversa totalmente l'auto, è diverso il tipo di assicurazione che ho dovuto fare, ovviamente perché la macchina è nuova. Questa qui, essendo una macchina usata, tendevo a fare un'assicurazione abbastanza standard, invece là ho inserito vari cavilli, varie cose. Devo chiedere però cosa succede con la mia. Non so, ogni volta quando c'ho da fare tutte queste cose, da sbrigare le pratiche, io mi perdo via e sembra che non le abbia mai fatte in vita mia, che cosa che non è vera. Però tutte le volte mi devo agitare, mi mette proprio pressione psicologica sapere di dover fare le commissioni. Comunque, procedendo per gradi, una cosa alla volta, vedrai che anche oggi pomeriggio riusciremo a fare tutto, perché poi conta, dobbiamo tornare, devo farmi la doccia, devo preparare i vestiti per domani per le registrazioni, e poi dobbiamo uscire per andare al cinema. Con calma. Con calma, sono solo le 4 del pomeriggio, ma noi ce la faremo. Sì, e siamo anche in riserva, tra l'altro. Siamo in riserva, non mi sono accorta stamattina. Sempre io che lascio la macchina in riserva, e tutte le volte mi becca. E tutte le volte guido io e vedo la riserva. Ma nell'altra io spero che la benzina duri un po' di più, da quello che avevo capito. Vabbè, a parte che è diesel, ma poi dovrebbe durare di più, no? Dura sicuramente molto di più di questa. Infatti questa qui veramente come un Ferrari consuma, sì, è incredibile. Quasi. Comunque veramente stamattina mi sono lamentata del freddo e adesso c'è una temperatura non primaverile, qualcosa di più. Vi giuro che sarei potuto uscire con la giacca di pelle. Vero quanto caldo fa?
No, c'è Baso che ha preso a cercare il libretto, che io stavo andando a pagare il bollo ovviamente senza portare il libretto della macchina. Ah, non so se serve. Guarda, ci sono già i moscerini pure, fa troppo caldo per essere febbraio. 15 gradi, quanto c'è? Non vorrei ci facesse patire dopo, conoscendo come fa qui neve a Pasqua, cose del genere. Niente, è veramente una congiura contro questa storia del bollo, ho sbagliato a guardare gli orari sul sito, convintissima che oggi sia giovedì, invece è mercoledì e il mercoledì fanno solo dalle 8 alle 12.45. Invece il martedì e il giovedì fanno anche il pomeriggio fino alle 16, quello che avevo visto, 16.45. Quindi vabbè, ho sbagliato di nuovo e il problema è che domani siamo a Milano, quindi fino a martedì prossimo, a meno che non possa passare, tu puoi passare anche se non sei il proprietario. Chiediamo al massimo. Perché sennò magari puoi passare tu venerdì mattina, perché io sono in ufficio e non riesco, cioè mi combaciano gli orari esattamente con loro, quindi o prendo permesso o conviene aspettare martedì a questo punto. Aspetta nel caso, tanto non è che ci corrono dietro. Però volevo risolverla questa cosa, è incredibile. Gelatino per Baso che ha cambiato gusti. Oggi fior di latte e vaniglia perché la stracciatella era finita. Ma è piccolina. Ha preso pure la coppetta piccola, ma ha messo me alla guida perché lui così può mangiarsi il gelato mentre torniamo a casa, sì. Vero? Una saggia, da tanto che non lo il mangio. Solito furbetto. Gelato! Era da tanto. E adesso per tutta estate andremo avanti, primavera, estate, ne abbiamo da sentirtelo anche. Dire. Anche tutti i frappè. Lo yogurt, quello con i pezzi di frutta, quello che ci piace tantissimo, non vedo l'ora. Chi c'è qui che ci stava aspettando mezzo addormentato? Mikey, che ogni volta arriva fino giù al garage e poi si fa la strada per tornare su in braccio a Baso. Oggi c'era anche un profumo buonissimo in questa casa, eh? Che buono, che buon profumino, amore. Ho appena fatto la doccia e siamo veramente molto in ritardo per il cinema, quindi mi sa che alla fine i vari cambi di vestiti che devo preparare per domani, quindi per le riprese, li preparerò stanotte quando ritorneremo, perché adesso ho giusto il tempo di asciugarmi i capelli e poi dobbiamo fiondarci fuori. Non vedo l'ora di essere in pizzeria, ho una fame veramente incredibile e poi vabbè, dobbiamo andare a vedere 50 sfumature di nero, quindi... Sì, la fame vince la voglia di vedere il film, però anche la voglia di vederlo è tantissima, è una settimana che aspetto. Allora, a parte il film che era molto molto carino, cioè a me è piaciuto, insomma. Passabile. Andavo già con l'idea che non sarebbe stato il filmone, però ci tenevo a vederlo e siamo andati a vederlo per una volta, insomma, anche se è una cosa non impegnativa ci sta, però la parte divertente della serata, infatti mi sono dimenticata, no, è stato incredibile perché non ho acceso la videocamera, perché comunque eravamo a mangiare fuori, ho detto vabbè, per stasera niente, gli dico poi com'è andato il film. Arriviamo, praticamente ordiniamo, non so perché, la calabrese invece che la diavola, e la calabrese in quella pizzeria è fatta con le cipolle, quindi c'è il salame piccante e le cipolle di Tropea, grosse così, rosse, che ridere. Baso, sapete che detesta le cipolle, è stato tutto il tempo a toglierle, però qualcuna ti è anche finita in bocca. Sì, a me dà fastidio, non è che io nei sughi la mangio la cipolla. Sì, se non è, se è tritata non gli dà fastidio. Mi dà un fastidio sentire proprio mentre mastico quel shh della cipolla, quel crack del... E abbiamo beccato, cioè rovinata la serata appena usciti praticamente. Lascia perdere, va, meno male che ho preso quel gelatino oggi, perché sennò la giornata era proprio rovinata, guarda, lascia perdere. Adesso andiamo a casa così mi metto a preparare i vestiti per domani e poi vediamo di dormire, va? Sì, con la cipolla. Con la cipolla, domani sarà una figata proprio. Adesso vado a fare Furespa, se mi prendo due cipolle e le metto sotto il cuscino. Perché? Te ricordo, mi piace. Smetti! Mi piace viverla così in questo momento. Ma basta! Doveva esserci una foto, no, un instant nella mia faccia quando è arrivata la pizza. Cioè, sono rimasto così allibito, visto che era la roba rossa. Ho detto, ma cos'è questa? E salsiccia magari un po' più brustolita. No, era cipolla. Cipolla. Sì, questa è la calabrese. Ho capito. L'ho tolta comunque. Sì. Tutto pronto per domani, è ora di dormire. 3, 2, 1 e buonanotte! Eccolo, da chi vai? Una via di mezzo. Indeciso, siamo in mezzo, il piccolino. Il maialazzo. Saluta a tutti, Mikey. Buonanotte. Notte.